L'ecobonus del 110% è già finito. E con il video di oggi capiremo perché. Se non l'hai ancora fatto però iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao! Forse ho iniziato questo video con una frase troppo forte, però il senso è proprio questo. E mi dispiace dirlo, però l'ecobonus del 110% sta quasi per finire. E perché? Perché non c'è spazio per tutti. Mi dispiace dirlo, ma effettivamente non c'è spazio e tempo per tutti. E te lo dico per due motivi. Il primo, ovviamente non c'è tempo fino alla fine dell'anno prossimo per realizzare tutti quegli impianti che ci state chiedendo negli ultimi giorni. Cioè, se adesso tutti i partner iniziassero a lavorare giorno e notte fino alla fine del 2021, non ci sarebbe spazio per tutti. Poi immagina se a questo vai anche a sommare interventi tipo il cappotto, l'isolamento termico del tetto, i serramenti, dove le aziende non sono infinite, le aziende che erogano questi servizi non sono tantissime. Ecco, i tempi si allungano ancora di più. Quindi mi dispiace dirlo, ma i tempi ormai sono stretti per poter accedere all'ecobonus del 110%. E poi c'è un altro motivo, che le pompe di calore professionali non sono un prodotto di massa, quindi non vengono prodotte in grande quantità come le altre pompe di calore commerciali, e quindi c'è un limite nell'installazione di queste soluzioni. In questi ultimi giorni, infatti, c'è stato l'assalto delle famiglie che hanno capito una cosa molto importante, che con l'ecobonus del 110% una pompa di calore professionale costa come una pompa di calore commerciale, perché puoi portare tutto in detrazione e alla fine quello che spendi ti torna indietro sotto forma di detrazione fiscale oppure di cessione del credito. Infatti immaginati dopo aver usufruito dell'ecobonus del 110%, quindi immagina una volta realizzato l'impianto. Preferiresti avere sfruttato al massimo questa opportunità unica nel suo genere per una pompa di calore del genere? Oppure preferiresti avere sfruttato questa cosa dell'ecobonus del 110% per una pompa di calore professionale tipo questa? Quindi il mio consiglio ad oggi è prenota. Prenota la tua posizione. Infatti i nostri partner di Sigillo Sicuro, che è la rete di specialisti nelle pompe di calore che installano pompe di calore di tipo professionale, ha al suo interno un elenco di prenotazione. Infatti man mano che arrivano le richieste viene affidato un codice e ovviamente ha la precedenza chi arriva per primo. Ma ad oggi che c'è una gran confusione, leggi su internet e guardi il telegiornale, tutti dicono tutto il contrario di tutto. Le banche non sanno come fare la cessione del credito, se chiedi al tuo installatore non sa nemmeno lui. Quindi quali sono i passi da fare oggi, 22 maggio 2020? La prima cosa da fare, affrettati a fare un APE, cioè un attestato di prestazione energetica. Sarà un documento comunque obbligatorio per accedere al 110%, perché bisogna dimostrare che con gli interventi che realizzerai bisognerà salire di due classi energetiche. Quindi fai da subito l'APE o APE, come vuoi chiamarlo. E dopodiché fatti fare l'analisi del fabbisogno termico dell'edificio, e con i miei partner è possibile fare anche l'analisi dei consumi elettrici futuri con la pompa di calore. Infatti loro sono dei professionisti in grado di analizzare per bene il tuo edificio, non sono consulenti che vanno in giro a vendere prodotti, ma ti faranno proprio l'analisi, il fabbisogno termico dell'edificio, analizzeranno poi i radiatori o l'impianto a pavimento, capiranno come dimensionare l'impianto e ti faranno la proposta tecnica affinché tutto funzioni. Una cosa importante che voglio sottolineare, i partner di Sigillo Sicuro ti seguiranno anche dopo nella realizzazione dei lavori,
quindi hanno la possibilità di seguirti all'inizio nella preanalisi, nella redazione dell'APE o dell'APE, quindi nell'attestato di prestazione energetica per stabilire in quale classe energetica risulta la tua abitazione e dove si andrà a finire con gli interventi che tu hai in mente di fare. E poi entreranno in cantiere, faranno l'installazione, il collaudo e ti monitoreranno da remoto la pompa di calore, in modo che tu non sarai mai abbandonato a te stesso. Ecco, questa è un'enorme differenza rispetto ai consulenti che ultimamente vedo in giro. Sono dei consulenti che portano delle carte, ti fanno pagare delle carte e poi ti dicono: beh, affidati al tuo installatore di zona, che magari non ha mai installato una pompa di calore fino a prima. Facciamo ora un passo indietro sulla pompa di calore professionale. Infatti, non so se te l'hanno mai detto, ma con la pompa di calore professionale, che ha delle rese molto più elevate, è possibile fare molti più salti di classe energetica, cioè passare da 2, 3, 4 classi superiori solo installando una pompa di calore. Tutto questo ovviamente dipende dal tipo di impianto e da che classe iniziale parti, però abbiamo già fatto delle simulazioni e grazie a delle pompe di calore professionali è possibile salire molto di classe energetica. Poi considera che con questi sistemi consumerai meno, cioè avrai bollette elettriche più basse, e questo è fondamentale perché anche se l'impianto è gratis, la bolletta elettrica invece ti seguirà per i prossimi 20 anni. Però tutto questo ha un grosso limite, perché vengono costruite in quantità limitate, le richieste che stanno arrivando sono veramente tantissime e quindi non ci sarà spazio per tutti. Quindi torno a ribadire il mio consiglio: prenotati in modo da bloccare il tuo posto. Poi i miei partner hanno anche la possibilità di fare servizio di cessione del credito, quindi i partner di Sigillo Sicuro possono cedere il credito. Però la priorità in fase di prenotazione viene data a quelle famiglie che non vorranno usufruire della cessione del credito. Ricapitolando, allora, quali sono i passi da fare? Allora, prenota la tua casa 100% elettrica andando sul link che trovi nella descrizione del video. Lì farai la tua preanalisi di fattibilità, perché anche se l'impianto dovesse essere gratis, comunque deve essere fattibile l'installazione. Prenotando la tua preanalisi di fattibilità, avrai un codice di prenotazione interno. A questo punto sarai poi affidato a un partner della rete di Sigillo Sicuro, il quale verrà a casa tua e potrà fare l'APE, quindi l'APE, l'attestato di prestazione energetica, per stabilire la classe energetica della tua abitazione. Poi calcolerà il fabbisogno termico dell'edificio e ti andrà a indicare quali sono i consumi elettrici con la nuova pompa di calore, abbandonando quindi la tua caldaia e il contatore del gas. E mi raccomando una cosa: se hai già fatto una richiesta di preanalisi, non rifarla, perché altrimenti il tuo codice di prenotazione scivolerà in fondo e quindi sarai messo in fondo alla lista quando magari hai già fatto questa richiesta diversi giorni fa. Bene, con questo ti do appuntamento al mio prossimo video. Buona eco bonus 110%. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.